A margine della sfida tra lo Eurofighter e la Ferrari, un'altra gara ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori presenti a Grosseto. Quella tra il Tiger Moth del comandante Stefano Rusconi e l'Alfa Romeo 8C 2003 di Massimiliano Stancari, che aveva lo scopo di rievocare la prima sfida aereo-automobile risalente al 1931. In quell'occasione, Tazio Nuvolari, alla guida della stessa Alfa Romeo, era stato sconfitto da un Caproni 100 pilotato dal pilota militare Vittorio Suster. Su un percorso di 20 km ricavato all'interno dell'aeroporto Baccarini, ancora una volta l'automobile di Nuvolari ha dovuto cedere il passo all'aereo. Ma che spettacolo vedere duellare un velivolo storico in volo a pochi metri da terra con un'auto d'epoca, in un continuo alternarsi di sorpassi.